26 squadre, oltre 300 giocatori e una cinquantina tra tecnici e dirigenti. Napoli ospita dal 22 al 26 giugno la manifestazione di pallanuoto giovanile più partecipata di sempre. Si tratta della prima edizione dell'Actis Yellow Ball, evento sportivo internazionale che si terrà nel villaggio della Mostra d'Oltremare, organizzato dall'associazione Waterpolo People, presieduta da Franco Porzio. Arriveranno ragazzi da tutta Italia, arriverà anche una squadra da Budapest, sono 26 squadre. Quindi per 4 giorni, dalla mattina alla sera, si giocheranno tra di loro un trofeo, ma l'importanza e lo spirito è quello di partecipazione, di aggregazione e soprattutto per creare a Napoli un qualcosa che possa rimanere nel tempo per quanto riguarda i giovani. La manifestazione è articolata in due tornei riservati alle categorie Under 15 e Under 12, avrà come testimonial il campione olimpico Nando Gandolfi e sarà accompagnata da una serie di iniziative, tra cui una raccolta fondi destinata ai bambini del Saharawi. Per me sicuramente è un motivo di grande orgoglio, di felicità, di soddisfazione, perché è un po' anche rivivere, no, la nostra giovinezza. In questo momento lo sport della pallanuoto è uno sport che ha grande bisogno di recuperare un po' di consensi, un po' di passione, un po' di attenzione e sicuramente lo si deve fare passando attraverso questi ragazzini. Napoli si candida ad essere probabilmente la candidata, la capitale della pallanuoto, non soltanto per i livelli professionistici che esprimiamo, ma soprattutto da oggi possiamo dire che il livello giovanile a Napoli sarà protagonista. Quindi un'iniziativa straordinaria, insomma, si confronteranno tanti ragazzini in questo sport che ha davvero delle caratteristiche nobili, in un impianto straordinario. Insomma, Napoli per lo sport sta cercando di essere al passo con le altre capitali europee.